È stato l'ex giostratore di Porta Sant'Andrea Enrico Vedovini a testare la lizza in Piazza Grande con alcune carriere di prova per capire le condizioni della pista dopo i lavori eseguiti. Non ho potuto dire di no perché la giostra mi ha dato tanto e dopo una settimana un po' patita, diciamo, patita dai quartieri, patita da chi la gestisce, patita dai responsabili, era giusto mettermi al servizio della giostra della città di Arezzo. Come l'hai trovata però questa lizza? Tutto a posto? È una lizza ottima, non avrei avuto dubbi, mi sarei immaginato che sarebbe stata in sicurezza, però volevano una dimostrazione in più. E si porta a casa anche un bel 9? Vabbè, quello non conta. Un test per verificare le condizioni di percorribilità dopo i lavori fatti a seguito della caduta di Filippo Vannozzi durante la prova generale, poi annullata. È un'innovazione perché noi dobbiamo fare il massimo e tutto quello che è possibile per toglierci qualunque dubbio per noi, per l'organizzazione, per i quartieri e soprattutto per i giostratori che questa sera verranno in piazza a fare la giostra del Saracino, ancora più consapevoli che la lizza va bene, a posto. Provata da Enrico Vedovini che ha detto una lizza perfetta, non ne avevo dubbi. Sì, provata da Enrico Vedovini che ringrazio, l'ho ringraziato personalmente, un grande gesto di altruismo e di amore nei confronti della manifestazione senza nulla in cambio, perché lui non aveva né nulla da dimostrare né nulla da ottenere. È proprio veramente un gesto di generosità che fa capire quanto comunque chi ha vissuto questa manifestazione abbia amore e cerchi di dare un ulteriore contributo. Alle 11 poi la lettura del bando, anche questa non senza difficoltà visto quanto accaduto alla Pieve di Santa Maria, dalla cui terrazza si affaccia l'Araldo. Una settimana fa il distacco di una porzione di colonna che non ha provocato feriti ma che ha determinato un ponteggio per mettere in sicurezza la parte interessata dal crollo, condizione per poter effettuare la lettura del bando posta dalla soprintendenza che i figuranti non salissero sulla terrazza. Città di Arezzo! Bando! Gli onorevoli messeri, reggitori della nobilissima città di Arezzo, invitano tutti della città e del felicissimo contado, nobili e popolo, gente di lettere e di toga, mercadanti ed artieri di ogni arte, al torneamento della giostra del Saracino, che sarà corsa oggi due tocchi dopo ora ventunesima in Piazza Grande. Alle 21.30 infine l'ingresso in Piazza Grande, dove quattro quartieri si contenderanno la lancia d'oro dedicata a Luca Signorelli nel cinquecentenario della morte avvenuta a Cortona nel 1523. Anche in questo caso la giostra avrà una novità, addio al terrazzino, la consegna della lancia al quartiere vincitore tornerà in piazza dal palco dell'Araldo.